Colonel Bonciani Paolo. Sono nato a Figline Valdarno 29-5-1944. Risiedo a Firenze via Giovanni Caselli 2000. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Cioè, lei era titolare della pensione Ponte agli Scopeti, sì, bar pensione, sì, esatto. Sta, che zona sta? Praticamente sono circa 2 chilometri da Tavernese. Fra parentesi, io ho gestito questo locale dal gennaio 84 al dicembre 85. Dicembre 85. Quindi pochi mesi prima, pochi mesi dopo che è venuto il domicilio lì degli Scopeti. No? Sì, praticamente sì. Senta, lei ha riferito, è stato sentito nel processo Pacciano. Sì. Lei parlò di questi francesi, eccetera. Conferma intanto quelle dichiarazioni che fece allora o no? Sì, evidente che confermo. Cosa può dire, può ricordare oggi? Cosa ricorda oggi? Io posso ricordare solamente questo. Essendo un periodo che non c'erano molti stranieri, due persone che parlavano solo ed esclusivamente francese, io dovetti intervenire perché il mio suocero, che collaborava, sì, alla buona, aveva delle difficoltà. Io mi ricordo solo di questo. Persone molto educate, molto gentili. Sono state pochissimo. Hanno fatto colazione e se ne sono andate. Lei allora ha indicato anche il giorno preciso? Non ricordo il giorno. Non lo ricordo. Ma allora lo ricordava o no? No, non è che ricordasse molto bene. Cioè, si parla di 13 anni fa. Ho capito, però quando lei sta sentito dai carabinieri il 12 di settembre. Sì, sì, addirittura i carabinieri sono stati 48 ore come base logistica lì da noi. Ho capito, così. Allora si ricordava meglio le cose, qualche giorno dal fatto. Ma dopo 13 anni non è che mi ricordo. No, molto. Ma io non dico di oggi. Ah, ma allora se lo ricordo. No, quello volevo dire. No, lo ricordo molto bene questo. Sarebbe stato molto bravo, veramente. Lo ricordo molto bene, suo giudice, perché ripeto, sono state 48 ore. Hanno chiesto la mia collaborazione, io gli ho data, perciò praticamente lì è stata fatta una piccola base, diciamo, per smistare quelli che erano. Avete fornito colazione a questi due? Sì. Va bene. Nessuna domanda? Nessuna domanda? Può andare, grazie. Prego, buongiorno.